mercoledì. Anche oggi avremo grandi ospiti e molte notizie da raccontarvi. In particolare partiremo dall'analisi di queste due donne, che sono le vere due protagoniste di questa fase dell'Europa che stiamo vivendo. Le Pen e Meloni, due donne e una fiamma, diciamo noi. Il futuro dell'Europa è loro? Secondo alcune indiscrezioni, peraltro, Giorgia Meloni, che in questo momento sta preparandosi, è a un giorno dal G7 che si terrà in Puglia, è lì che si sta preparando. Noi domani peraltro ci collegheremo anche dalla Puglia per raccontarvelo. Secondo alcune indiscrezioni, Giorgia Meloni starebbe proprio lavorando ad un accordo con la Le Pen in vista delle elezioni di Francia che saranno nelle prossime settimane. Dall'altra, per quanto riguarda invece le questioni direttamente italiane, gli effetti del voto si fanno sentire. Ieri c'è stata una lunga e tormentata assemblea del Movimento 5 Stelle con Conte. Alcuni giornali oggi titolano Conte pronto a lasciare, Conte smentisce, ha convocato una assemblea di tutti gli eletti al più presto per provare a ridefinire la linea. E noi ci chiediamo se archiviata definitivamente l'epoca del Vaffa, iconicamente rappresentata da Beppe Grillo, qual è oggi il futuro del Movimento 5 Stelle? E poi abbiamo invece la vicenda della Lega, con Matteo Salvini che celebra la vittoria del generale Vannacci, peraltro indipendente, non ha mai preso la tessera della Lega, è un esterno al movimento, ma che ha trionfato con le sue 500.000 preferenze, e Salvini che dice: stiamo meditando, chiederò agli iscritti se cacciare o meno il fondatore Umberto Bossi. Come vi racconteremo oggi, le reazioni non si sono fatte attendere, perché uno dei più autorevoli governatori della Lega, Fontana, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, dice di Bossi non è discussione. Benvenuto a Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Ciao David, buongiorno. Con te partiremo subito ad affrontare proprio queste tre macro questioni. Francesco Giubilei del think tank Nazione Futura, molto buongiorno a Giorgia Meloni, bentornato. Grazie. Neo eletto col Movimento 5 Stelle, benvenuto all'area che tira, Gaetano Pedullà. Buongiorno. Neo eurodeputato del Movimento 5 Stelle, già direttore della Notizia. Ciao, benvenuto. Buongiorno David. Alessandra Moretti, che è stata riconfermata al Parlamento europeo con il PD e infatti credo che si trovi a Bruxelles. Buongiorno Moretti. Esatto. E bentornata. Ludovica Ciriello, dai palazzi di Roma, ci dà subito degli aggiornamenti. Buongiorno. Sì, David, buongiorno. Allora siamo alle mie spalle, lo vedi, c'è il Senato, in questo momento in aula c'è un'intensissima votazione e discussione sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la riforma madre di tutte le riforme, l'ha definita Giorgia Meloni, le opposizioni sono compatte contro questa riforma, quindi qui c'è il pienone, alla mia destra c'è invece il Palazzo della Lega, quindi posizione strategica per intercettare tutti gli esponenti dei partiti che ci interessano oggi, e in particolar modo i partiti che ci interessano oggi sono Lega e Movimento 5 Stelle, perché come tu giustamente dicevi, sono i due partiti in cui più si fanno sentire gli effetti del voto. Su questo volevo dirti che ci sarebbe stato, secondo alcune ricostruzioni, anche un intervento di Beppe Grillo per quello che riguarda la leadership di Conte. Grillo avrebbe detto servirebbe una leadership femminile, però questa è una cosa che dallo staff di Conte, dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, in realtà mi smentiscono. Comunque non c'è una conferma ufficiale. Perché? Perché intorno a Giuseppe Conte ieri tutti i parlamentari si sono comunque molto stretti. Il partito tra il Movimento 5 Stelle e Lega in questo momento c'è questa differenza, che mentre la Lega è spaccata al suo interno anche per quello che riguarda le sorti di Bossi, del fondatore, il Movimento 5 Stelle invece si sta compattando al momento almeno intorno alla leadership del Presidente Conte. Quindi cercheremo di intercettare esponenti dell'uno e dell'altro partito per cercare di capirne di più. Molto chiaro, benissimo. Adesso su questo poi ci torneremo, chiederemo conto anche a Gaetano Pedullà, che ieri ha partecipato a quell'assemblea. Però prima permettetemi, per inquadrare i macro temi della nostra puntata, un supplemento di indagine con Massimo Giannini. Partiamo da questa prima foto. Io le ho messe insieme Meloni e Le Pen, perché sembrano essere le due, almeno in questa fase, le due protagoniste assolute di questa nuova Europa. Noi qui, senza fare nessuna forzatura, abbiamo detto due donne e una fiamma, perché effettivamente ci sono molte più cose che le accomunano di quelle che fino ad oggi noi abbiamo raccontato. Noi fino ad oggi abbiamo raccontato che la Le Pen è molto vicina a Salvini, ma in realtà il percorso anche di questi due partiti non è così lontano da quello della storia italiana, no? Noi tra poco vi faremo vedere un Berlusconi dannata, che nel 1993 disse:
tra Fini e Rutelli io scelgo Fini. Questo è un po' il trade union. Però partiamo da queste due donne, Massimo Giannini. È sbagliato questo accostamento oggi? No, no, non è sbagliato. Io penso che sarà necessario per capire fino in fondo quanto queste due donne possono cambiare il corso degli eventi in Europa, aspettare le elezioni francesi, perché è lì che si deciderà effettivamente che peso ha Marine Le Pen sia in Francia sia in Europa. La scommessa di Macron si capisce, l'ha spiegata, vuole togliergli la sete col prosciutto, come si dice a Roma. Adesso avete voluto la bicicletta, governate, vediamo se ne siete capaci, così i francesi capiranno qual è la differenza tra chi sta all'opposizione e spara contro il quartier generale e chi sta invece al governo con tutto ciò che questo comporta. Però detto questo, ad oggi è evidente che una possibile convergenza tra Meloni e Le Pen è nelle cose. Ora, non so se questo retroscena che oggi raccontiamo su Repubblica, esattamente, Tommaso Ciriaco, avrà gambe per camminare, cioè l'idea che attraverso un trasferimento del modello Italia anche in Francia, perché ieri qualche segnale si è avuto, no? I repubblicani che aprono il per fronte la prima volta. Per la prima volta nella storia, insomma, per il gollismo è un trauma senza precedenti, no? Aprono un cantiere con Marine Le Pen. Ecco, se questo può determinare un cambio anche di candidature nelle posizioni apicali europee, perché il filo conduttore di questa possibile alleanza è che si cambi la candidatura di Ursula von der Leyen alla guida della presidenza della Commissione europea. Non so se ci si arriverà, però è evidente che c'è un'inerzia che spinge in quella direzione. Ma ti stupisce questa identità di questi due partiti che vengono, diciamo, Fratelli d'Italia viene dalla storia del Movimento Sociale Italiano, Fratelli d'Italia è MSI, Alleanza Nazionale, e poi Fratelli d'Italia, dove hanno nel corso di tutti questi anni sempre conservato, e Meloni non l'ha mai messo in discussione, la fiamma. E dall'altra Marine Le Pen, figlia del più celebre Jean-Marie Le Pen, che anche lui, diciamo, affonda le sue radici, diciamo, in quella tradizione. Diciamo che sarebbe stata più coerente se stiamo ancoriamo alla fiamma, un'alleanza tra Giorgia Meloni e Jean-Marie Le Pen, che era, diciamo, l'erede del neofascismo francese, per così dire, no? E, però è un momento di grande confusione, perché mentre, appunto, come raccontavamo prima, i repubblicani francesi aprono il cantiere con Marine Le Pen, per esempio Marion Maréchal viceversa, insieme a Zemmour, rompono con Rassemblement National. Quindi è chiaro che è un momento in cui tutte le pedine sono sulla scacchiera e si muovono in una maniera che è anche difficile da capire. Allora, però ecco, detto questo, è chiaro che la destra estrema in questo momento ha un'occasione che non le si ripresenterà più, e al tempo stesso invece l'Europa tecnocratica, chiamiamola così, che oggi si rimpannuccia dietro la vittoria dei popolari e la conferma della maggioranza Ursula, io userei una formula che usò Bertinotti ai tempi del governo Prodi e dell'Unione, cioè il malato ha preso un brodino, cioè ne hanno ben d'onde di dire la maggioranza è stata confermata. Io penso che occorrerà tener conto di questo risultato elettorale anche nelle prossime scelte, il che dal mio punto di vista non significa che occorra aprire alla destra estrema, ma insistere con lo stesso schema forse non porta adesso lontano. Su questo ne discutiamo tutti insieme. Vi do un aggiornamento dell'ultimo minuto, che è questo. Andiamo in Francia. Éric Ciotti, che è il leader dei repubblicani, dei gollisti francesi, poco fa c'è questa notizia che dice che non parteciperà oggi pomeriggio all'ufficio politico del suo partito, convocato per le 15. La stragrande maggioranza dei partecipanti all'ufficio politico vorrebbero le dimissioni di Ciotti dalla presidenza del partito dopo l'endorsement che ha fatto alla Le Pen. Quindi vedete, cari telespettatori, che in Francia c'è un vero e proprio terremoto dopo la scelta dei gollisti, insomma, della destra francese, di allearsi con la Le Pen. E oggi alle 15 ci sarà la resa dei conti. Vi voglio però far vedere, prima di andare a vedere quello che è accaduto ieri con il Movimento 5 Stelle,
quello che in l'Italia ha anticipato già quello che sta accadendo in Francia. Era il 1993 e Silvio Berlusconi per primo sdoganò la destra italiana e lo fece così, ve lo vogliamo ricordare. Mi è stata posta la domanda tra Rutelli e Fini. Bene, mi è sembrato assolutamente logico di dover rispondere Fini, sono un imprenditore, non sono un politico, rispondo con la verità alle domande che vi vengono poste, cerco di non svicolare. Allora, questo fu un momento storico però per l'Italia, no? E adesso vi riportiamo all'attualità, Giubilei e tutti gli altri, perché qui nel 90 noi abbiamo anticipato quello che la Francia sta facendo oggi. Esattamente. Nel 93 e nel 94 sono accaduti due fatti. Anzitutto Berlusconi che decide per la prima volta di accogliere un'alleanza con la destra, ai tempi del Movimento Sociale. L'anno successivo e quello dopo ancora c'è la famosa svolta di Fiuggi, quindi con l'intuizione di Tattarella di creare sì. una sorta di destra di governo, e quella stagione iniziata nel 93-94 è una stagione che possiamo anche in parte, se vogliamo, alcuni possono non condividere, ma dobbiamo tutti riconoscere che è stata una stagione vincente, perché oggi dopo oltre 30 anni c'è ancora un governo stabile di centrodestra. Ora noi non possiamo non tenere in considerazione quello che è accaduto domenica. Domenica è accaduto che gran parte dei paesi europei sono andati a destra, in particolare Francia e Germania, che non sono evidentemente due nazioni qualsiasi, hanno dato un segnale forte. In Francia la Le Pen ha doppiato Macron e in Germania l'AfD ha addirittura superato Scholz, che è l'attuale cancelliere. L'AfD diciamo non è una destra qualunque, no, appunto, c'è stato l'elogio degli SSS da parte di uno dei suoi... Ho citato l'AfD apposta proprio per significare come, oltre al risultato della CDU che ha superato il 30%, come c'è stata da parte di gran parte dei cittadini europei una evidente bocciatura alla precedente maggioranza Ursula. Ora, i dati ci dicono che in teoria si può creare una maggioranza Ursula 2.0, perché l'alleanza tra il PPE, i socialisti e anche Renew in teoria è superiore di 40 seggi. Però non tenere in considerazione quello che è accaduto domenica e quindi far finta che non sia successo nulla e andare avanti per la stessa strada significa, e lo dico oggi, poi vedremo tra 5 anni, significherebbe che tra 5 anni ci sarà una maggioranza completa della destra. Perché è evidente che da una parte consistente dei cittadini europei, le politiche green ideologiche, le politiche sull'immigrazione, l'incapacità di avere una linea in politica estera da parte dell'Unione Europea non vengono più accettate. Quindi c'è uno spostamento verso destra. Concludo dicendo, quale può essere la strada? La strada può essere per esempio una alleanza sul modello PPE e CR. Però non ha sfuggito alla domanda, le due fiamme, no? Per tutto quel carico anche emotivo che hanno rappresentato, in Italia ormai gli Sleri, noi ormai il dibattito sulla fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia torna ciclicamente, però sembra superato dal fatto che Meloni dice quella è la nostra identità e fatevene una ragione. E in Francia però non è esattamente così, cioè quella fiamma della Le Pen in Francia ancora fa indignare, tant'è che oggi i repubblicani francesi pare che vogliono la testa del loro presidente. Io mi chiedo però per quale motivo Fedullah e tutti gli altri. Giorgia Meloni brevemente, per quale motivo Giorgia Meloni deve togliere la fiamma nel momento in cui ottiene un risultato? Ce ne sono un milione di motivi. Se vuoi ci finiamo la puntata con se mai dovesse togliere la fiamma, dovrebbero deciderlo i militanti di Fratelli d'Italia e gli elettori di Fratelli d'Italia. Vabbè, non certo perché esternamente dicono va tolta la fiamma. Questo sarebbe un errore madornale, togliere la fiamma perché da sinistra dicono togliete la fiamma. No, il problema non è togliere la fiamma, il problema è capire perché in Francia l'idea che la Le Pen possa governare indigna a tal punto che la destra francese... Lo posso dire in un secondo, te lo posso dire in un secondo, sì. David, la differenza tra noi e il resto d'Europa è che in Francia il leader della destra francese post seconda guerra mondiale è stato Charles de Gaulle, che ha combattuto contro il nazifascismo. Hai capito? Questa è la differenza. E per questo oggi i repubblicani si indignano se Ciotti apre a Marine Le Pen, capisci? Cioè, perché quella destra, la destra repubblicana e costituzionale in Francia, ha fatto la lotta al nazifascismo. Da noi invece la destra post seconda guerra mondiale col fascismo ha avuto una continuità. E oggi è tanto vero che Giubilei dice perché Meloni dovrebbe togliere la fiamma dal simbolo. Questa continuità. Ma come è perché? Ma come perché? È una destra a maggior ragione adesso che può dare le carte.
ha il dovere di toglierla quella fiamma, se vuole rimuovere definitivamente le scorie del passato. Ci torniamo perché vi daremo anche degli aggiornamenti, vi riportiamo in Italia il travaglio del movimento, non è un gioco di parole con Marco Travaglio, il travaglio del movimento, il travaglio del Movimento 5 Stelle, ve lo raccontiamo con la nostra perla che ha seguito l'assemblea di Conti di ieri e da qui ripartiamo, vai. Presidente, le sue dimissioni sono sul piatto? O non ci pensa minimamente? Piatto della cena? Quello come risponde a casa lei. Ha sentito Grillo, Conte? Grazie, buonasera. Ecco, è appena entrato Giuseppe Conte, ci scherza su, ma i volti sono scuri. Rifletto su un fatto, che la coalizione di centrodestra ha perduto più di un milione di voti. Chiedo, come si fa a dire che ha vinto se ha perso più di un milione di voti? Avete fatto questi calcoli? Deputati e senatori riuniti fino oltre la mezzanotte con il loro leader per discutere del risultato elettorale. Presidente Conte non mi sembra una persona che sfugge dalle proprie responsabilità. È stato il primo ad ammettere il risultato deludente di queste elezioni e a, diciamo, ad anticipare, ad annunciare che ci sarà una riflessione sulla sconfitta, perché così è stata. La mia interpretazione, quello che andrò a dire, è che alcuni argomenti andavano trattati in maniera più netta. Non è più netta ancora. Tempo... Sì. Giuseppe Conte lancia un'assemblea costituente in autunno per modificare le regole e la più indigesta è quella del vincolo del doppio mandato. Sapevamo che non giocavamo ad armi pari con gli altri partiti, perché voi sapete che correttamente noi ci atteniamo alle nostre regole. Ma sono pronto a fare un passo indietro, dice, se dovessi rappresentare un ostacolo. Casaleggio ha addirittura invocato le dimissioni di Conte. Anche lei con questa domanda. Casaleggio è un imprenditore, un ragazzo in gamba, dal suo ruolo dice quello che vuole, non è certo che noi seguiamo quello che dice Casaleggio, con tutto il rispetto. La leadership non è in discussione. Gli ex grillini non so a nome di cosa parlino, insomma, sono ex e basta, quindi non c'è alcun problema di questo. Per ora però tutti si stringono intorno al loro leader. Soddisfatto delle parole di Conte? Sì, molto. Sì, sì. Avete dato ma il credo massimo? Tutti, ci sono stati dei begli applausi. Allora, Gaetano Pedulla, chi meglio di lei, poi sentiamo tutti gli altri, Moretti e Ghisleri ovviamente, ci può raccontare il trauma che si sta cercando di superare del voto alle europee. Arrivo al punto, però prima... È stato un trauma, no? Sì. No, fammi dire una cosa sull'inizio della discussione, perché è il tema veramente centrale. La protagonista in Europa in questo momento non è, dal mio punto di vista, né Le Pen né Meloni. È la fregatura che ha dato Meloni a von der Leyen, o perlomeno che sta provando a dare, e penso che non riuscirà. Perché in Francia giustamente si indignano pure a destra per una deriva che va in una direzione, come dire, io penso terrificante per l'Europa, e siccome ci sono i numeri per impedirlo, noi, perlomeno noi del Movimento 5 Stelle, faremo argine umano perché non accada una svolta verso questa argine destra. Argine umano, ma però non... quando la gente vota che si fa? Noi siamo eletti, rappresentiamo io particolarmente sì. Tantissimi elettori che mi hanno chiesto, ma non perché c'è il tema fascismo, antifascismo, che è un tema, ma perché le politiche economiche che fa questa destra sono devastanti per l'Italia, sono senza futuro per l'Europa. Quindi noi sotto questo aspetto avremo una posizione rigidissima. Poi il Movimento 5 Stelle, è chiaro, abbiamo preso una batosta elettorale. Ma attenzione, abbiamo pagato il prezzo di regole che rivendichiamo come regole che ci fanno essere diversi da altri, che adesso certamente avvieremo un dibattito per modellare in modo diverso, perché non riescono a trovare il consenso, ma che sono essenzialmente quelle di non creare una casta politica. Il secondo mandato non c'è dubbio che ci priva di alcuni personaggi che hanno più visibilità, classe dirigente, ma anche. Creiamo, sì, ma io preferisco perdere dei voti che creare una casta alla Fassino o alla Meloni, che stanno lì da 30 anni e fanno finta di non essere casta però politica. Però veda, io capisco, e non è solo la... questo il scusami punto. Ci diamo del le tu candidature che sei giornalista. Civetta sono un altro argomento che in Europa farebbe tremare i polsi, da noi sono la regola. Tu ti sei candidato, hai preso i voti. Qui abbiamo Alessandra Moretti, collegata da Bruxelles, che è al suo terzo mandato, credo, no? È il terzo in Europa. Secondo. Scusami, il secondo mandato in Europa.
che ha fatto una lunga carriera politica, è stato deputato, ma infatti cioè, chi ha fatto lei ha chiesto i voti, la gente l'ha votata e riconosci lei un pezzo di classe dirigente. Scusa, finisco in un attimo, nel Movimento 5 Stelle c'è nella perché riflessione è casta il la Moretti? Tema ma perché fatto... dici che è casta no, la Moretti? No, dico che chi ha fatto il consigliere comunale per 10 anni può fare il deputato, chi ha fatto il deputato può fare il sindaco, l'importante è che si cambino assemblee e non si crei quella cristallizzazione che fa di questo paese. Ma per te è anche casta la Moretti, politico, è casta o no? Ma no, te. Ti ho spiegato che cambiando assemblee si valorizza anzi l'esperienza politica. Politico, ovviamente. Si valorizza perché? L'esperienza politica, ma non dobbiamo creare quella casta, perché è casta politica quella che blocca alcune istituzioni e fa di alcuni politici punti di riferimento, come dire, invincibili di un che sistema bloccato. Quante preferenze ha preso Moretti lei a questo secondo giro per Bruxelles? Quasi 83.000 voti. Voglio dire, la gente ha scelto di rimandarla ancora a Bruxelles. È il secondo mandato, infatti, vedi? No, ecco, ma una con quello che è il secondo mandato, ma ha fatto la consigliera regionale, la parlamentare italiana, insomma, ha un curso. Stiamo parlando di questo, il Movimento 5 Stelle, cioè di fare in modo che chi Moretti, ha fatto prego. Esperienze su assemblee diverse possa continuare. Ma guardate, anche perché ce li rubano. Quelli che ci definiscono scappati di casa, eccetera, poi ce li rubano da Calenda a Forza Italia. Io vorrei invitare il collega, al quale ovviamente rivolgo le mie congratulazioni, e sarà sicuramente un piacere lavorarci insieme perché abbiamo tante sfide davanti, a riflettere su una cosa. Io credo, guarda, e te ne renderai conto, in Europa in particolare vale tantissimo la competenza, la presenza, la volontà di prendersi dei dossier importanti che condizionano ovviamente le politiche, ma anche il modo di fare impresa, sui diritti, ma non solo. Allora, io credo che questo argomento della casta sia un argomento un po' vecchio, che il Movimento 5 Stelle ha sempre usato dal 2013 in avanti, quando voleva aprire il Parlamento nazionale come una scatoletta di tonno. Io non credo che questi siano gli argomenti veri da usare per cambiare, per migliorare l'Europa. Io penso che ci sia bisogno veramente di un nuovo modo di selezionare la classe dirigente, che deve veramente basarsi in particolare sul merito, ecco, e sulle competenze. Detto questo, guardate, io ovviamente sono molto felice per il mio partito, perché è l'unico partito che aumenta in termini di percentuale in maniera importante, diciamo, il partito della Premier in realtà perde 600.000 voti. Ma perché? Perché governare, guardate, è difficile, non è sempre, diciamo, un motivo di raccolta di consenso. Allora, quello che a me sembra è che sia Le Pen che Meloni in realtà in Europa non vogliano prendersi nessun tipo di responsabilità. A loro starà bene fare l'opposizione, cannoneggiare dalla mattina alla sera contro l'Europa con il mezzo che hanno sempre utilizzato, che è quello della disinformazione. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Massimo Giannini. Macron oggi sfida la Le Pen su un terreno per Le Pen molto difficile, che è quello del governo. Abbiamo visto che per Giorgia Meloni questi mesi sono stati faticosi, perde consenso perché questa destra fa fatica a governare, a tenere i conti, a garantire servizi essenziali come quello della salute pubblica, sta tagliando risorse importanti per gli enti locali. Allora io non credo che abbiano voglia queste due donne di mettersi in gioco con una sfida enorme che è quella europea, su un'Europa che deve rafforzarsi in termini di politica estera, di difesa comune, di Europa sociale, nella difesa anche dei diritti e delle libertà. Noi ovviamente come socialisti, l'abbiamo già detto ieri, si è riunita, diciamo, una riunione. Moretti, su questo ci torniamo, sulla posizione, così vediamo quello che accade lì. Restiamo ancora un istante su Conte. Oggi, ad esempio, il quotidiano Libero, Giannini dice Conte pronto a lasciare. Si parla di una faida interna, qualcuno dice addirittura che Virginia Raggi potrebbe essere lei o Chiara Appendino una nuova leader, ma un esterno, anzi un ex storico del movimento come Toninelli, che è stato ministro, sentite che cosa ha detto sul voto europeo e sul risultato dei 5 Stelle. Toninelli, vai. Beppe Grillo faceva sognare, Beppe Grillo ti fa crescere la pelle d'oca di due dita, entusiasmava le persone che emozionandosi o incazzandosi
partecipavano e partecipando andavano a votare. Conte è un tecnico, bisogna avere il coraggio di dire che è una brava persona, ma i tecnici non hanno quella capacità di emozionare, e l'emozione è un sentimento in movimento. È questa la grandissima differenza. Allora, perché ridi? No. Lui ci ha fatto Toninelli ci ha fatto emozionare. Ha fatto anche tante cose. Il ponte a Genova, no. Se c'è, è per Toninelli. No. Che ne dicano tutti i detrattori e tutti i bugiardi su questa cosa. A cominciare agli amici di Toti, che voleva che lo ricostruisse bene. Però, lo ricordo solo però, per cronaca. Un momento solo, vediamo in ordine. Perché sì. L'ex ministro Toninelli, oggi non più del movimento, usa una parola che può essere interessante, che è quella di emozione, e dice che Conte è un tecnico. Allora ti chiedo, che succede nel Movimento 5 Stelle? Ha ragione Toninelli quando fa questa critica? Ma intanto mi risulta che Toninelli fosse ministro con Conte presidente del Consiglio. Sì. Sbaglio? Non credo di sbagliare, no? Certo che non l'ho mai sentito, certo che sì, contestare all'epoca Conte come presidente del Consiglio tecnico. Il problema non lo si poneva proprio, no? Lo si pone adesso, che è successo quel che è successo. Io non credo che Conte si dimetterà, perché Conte col Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo non ha più niente a che spartire. Mi sembra surreale oggi evocare ancora il fantasma dell'elevato. Ancora con Grillo stiamo? Dopo tutto quello che è successo? Ancora evochiamo il fantasma di Grillo? Mi sembra piuttosto assurdo. Che è successo? Cos'è successo? 2.300.000 italiani votano il Movimento 5 Stelle. Che supera Forza Italia, supera la Lega. Che è successo? Posso finire? Sì. Dai, su. Però posso un po' finire. Di onestà, eh? Posso finire? Grazie. Prego. Allora, cosa è successo? È successo che questo risultato elettorale del Movimento 5 Stelle, confrontato con le politiche del 2022, dà meno 2.100.000 elettori. Questo risultato elettorale delle europee, confrontato con le politiche del 2018, quando il Movimento 5 Stelle ha fatto irruzione nel palazzo con l'obiettivo di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, il risultato fa meno 8 milioni di voti. 8 milioni di voti. Le abbiamo messe tutti insieme. Ecco così. Che cosa è successo. Allora, se oggi proseguirei con la metafora del malato, no? Abbiamo detto che prima l'Europa della maggioranza Ursula è il malato che ha preso un brodino. Oggi il malato 5 Stelle, che ha la febbre altissima, rompe il termometro e dice: il problema sono le regole. Ma se hai perso in 5 anni 8 milioni di voti, possibile che risolvi tutto pensando che il problema siano le regole? No, infatti, la verità è che quello che è venuto meno, in una fase storica completamente diversa da quella di allora... Cioè, esaurito il suo ruolo, secondo te? Ma il lavacro dei 5 Stelle, sì, all'epoca, no? Uno vale uno, la cuoca di Lenin che entra in Parlamento, la casta, li mandiamo tutti a casa, il vaffa, ha avuto anche una funzione storica, se vogliamo per alcuni versi fisiologica, ma quella fase è finita, è passata ed è finita, come dimostra questo nuovo inerziale bipolarismo che stiamo vedendo, la stagione del movimento taxi, che non era né di destra né di sinistra, che cercava convergenza sulle cose da fare. Non è così. Informo Giannini che 2.300.000 ci hanno votato l'altro ieri, finisco, non 10 anni fa. Aggiorniamo i temi, sì, che il mondo cambia, un po' di per fortuna. Finisco. Un po' di valori e di ideali, no? In una formazione politica che, come diceva il mitico Toninelli, vuole emozionare, servono. Non basta essere un'infrastruttura di rete. Il Movimento 5 Stelle, dopo i fasti grillini, oggi con Conte è diventata un'infrastruttura ma di rete, alla quale il PD ha tolto buona parte degli argomenti. Perché sulle politiche sociali la convergenza è totale. Allora ringrazio Massimo Giannini, che poi ci deve lasciare. Voi rimanete, si aggiunge Alessandra Ghisleri e Sandro Iacometti di Libero, che tra un po', subito dopo la pubblicità, ripartiamo da voi. Allora, 11.35, buongiorno a Alessandra Ghisleri, una media research, e Sandro Iacometti, firma di... Buongiorno. Bentornato, buongiorno. Vi subito far vedere una scheda su Conte, perché oggi molti giornali parlano di lui. Vediamo.
Quello che si appresta a nascere sarà il governo del cambiamento. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Era il 2018 quando l'Italia consacrava nelle urne il Movimento 5 Stelle con oltre il 32% di voti. L'avvocato del popolo, Giuseppe Conte, fino a quel momento sconosciuto e più, faceva il suo ingresso sulla scena politica alla guida del primo governo giallo-verde. È un movimento che permette a un professore di università di venire lì e diventare il presidente del Consiglio. Sottovalutato da molti, in due anni al governo, l'ex professore di diritto si accredita alla guida del paese. Dalla rottura con la Lega all'asse con il PD, attraversando la pandemia, rimane in testa ai sondaggi e traghetta lontano dai vaffadei il popolo grillino. A Beppe dico, spetta a lui decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore padrone che ne contrasta l'emancipazione. Il movimento diventa sempre più specchio del suo nuovo leader, anche quando sembra scomparire e disintegrarsi tra vincoli di mandato e fuoriuscite storiche. Conte cavalca il nuovo corso e indossa i panni di guida dell'opposizione, provando a dettare le regole tra tentativi di campo largo riusciti e naufragati. È il momento di fare pulizia, di fare tabula rasa. Oggi a Bari, qui in Puglia. Ma la tabula rasa questa volta potrebbe arrivare per lui, dopo la cocente sconfitta alle europee. Noi conosciamo che è un risultato sicuramente deludente, molto deludente. Con lo spettro del peggior risultato di sempre per il movimento e lo scettro dell'opposizione ormai nelle mani della leader PD Schlein, per l'ex avvocato del popolo potrebbe aprirsi la resa dei conti. Noi siamo un movimento biodegradabile! Allora Ghisleri, ripartiamo da lei. C'è questo meme peraltro che gira postato, diciamo così, da Fratelli d'Italia, che parla addirittura di Euroflop, no? Citando una nota, un noto supermercato che fa i prezzi del... No, però ironia, come dire, a parte della rete. La tua fotografia qual è, cara Alessandra? Sul Movimento 5 Stelle, allora, il tema vero è che sicuramente il fatto di non avere dei candidati famosi e riconosciuti è una delle tematiche forti. Però c'è una cosa che noi abbiamo testato. Il fatto è che quando Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno avuto un grande successo, riempivano le piazze come Torino, come Cagliari, come Roma, c'era la rabbia tra la popolazione. Arrivavamo da un momento di grande crisi e la rabbia muoveva le persone, perché la rabbia muove. Il sentimento che noi registriamo tra chi non è andato a votare, dove una buona percentuale trattiene, sì, il voto anche del Movimento 5 Stelle, soprattutto, attenzione, in due cassaforti come Regione Campania e Regione Puglia, è lo sconforto. Lo sconforto non dà, giusto perché parlavate di emozione prima, non dà un moto al voto. Lo sconforto ti fa sedere sulla sedia e dire che cosa posso fare. E ci sono varie tematiche che possono essere interessate da questo argomento. Uno è la visione diversa e il fatto che il PD comunque ha sovrastato con le sue, sì, dichiarazioni e le sue politiche la politica del Movimento 5 Stelle. Due, sicuramente le regole. Tre, il fatto che è stata una campagna molto sopita, perché a differenza di tutti gli altri, ognuno aveva il suo candidato di riferimento. Tipo il Partito Democratico ha scelto i sindaci uscenti che hanno fatto un grande lavoro. Ecco, però ti posso chiedere una cosa in più, Alessandra, e poi torniamo da Abdullah e tutti gli altri. Quelli che chiamiamo gli incavolati, potremmo dire con una brutta parola, gli incazzati, no? Allora, guarda questo studio che ha fatto SVG su come vota chi ha difficoltà economica. Cioè, noi eravamo abituati che il movimento del vaffa aveva in qualche modo dato voce anche a tutti coloro i quali prima non avevano una loro casa di appartenenza. La rabbia. Gli incazzati. Diciamo, non c'è altra parola per poterlo dire. Allora, guarda qui, il voto degli operai e il voto di chi ha difficoltà economica. In realtà, molte di quelle fasce non votano, cioè l'astensione, che è già altissima, sì, in generale, tra i ceti più bassi sfiora addirittura il 60%. David, perché è arrivato lo sconforto e quindi non hanno voglia di andare, perché hanno compreso che non è cambiato nulla. La domanda che ci dobbiamo fare, guardate, un altro
Un altro pensiero che può essere anche da leggere è che ovviamente sappiamo che quasi il 50% ha votato, e quindi vuol dire che uno su due ha votato e uno su due no. Come si traduce questo voto sul totale della popolazione? Cioè, Giorgia Meloni dal suo 28,8% arriva sul totale popolazione a rappresentare il 13,4%, e il Partito Democratico dal 24,1% rappresenta l'11,2%. Allora, perché dico questo? Perché ovviamente si vota al partito che sta al governo, si vota la forza che ti dà la pulsione, ma devi avere il potere. Pensiamo alla Sardegna, parlavamo poco tempo fa della Sardegna e della vittoria del Movimento 5 Stelle. In Sardegna ha votato meno, poco più del 37%. Ma di che cosa stiamo parlando? Vuol dire che la gente ha capito che non c'era il potere. Allora, non c'era questo la forza potrebbe di cambiare le cose. Certo, questo perché potrebbe... se guardate, scusate, poi quella tabella che avete fatto vedere di SVG dimostra anche che la gente ha votato la Meloni, un elettore su quattro di chi ha difficoltà economiche, 24% ha votato Meloni, al secondo posto il PD, vedete che la scala, e al terzo posto il 16% il Movimento 5 Stelle. Vuol dire che sicuramente mantiene un grip con questo popolo, ma ha la necessità di trovare una ragione emotiva, visto che parlavamo di emozioni, certo, per far scattare di nuovo la voglia di sostenere il movimento. Adesso sentiamo Iacometti, ma a proposito di emotività, fammi subito tu un flash, perché in questo momento sta parlando Macron alla Nazione, discorso molto molto atteso. La nostra Claudia sta seguendo il discorso di Macron e ora ci darà subito in diretta, perché anche lì qualcosa sta avvenendo. Gli arrabbiati, gli incavolati, quelli che sono in qualche modo fuori dal sistema, no? Macron, la grande elite, come viene rappresentato, in realtà la Le Pen col 35% sta scardinando questo meccanismo. Iacometti e poi Macron in diretta. Allora, le analisi di Ghisleri tecniche sono chiaramente perfette, però bisogna avere anche il coraggio di fare un'analisi di tipo politica, e qui c'è chiaramente bisogna dire che c'è il fallimento di un progetto politico basato sull'assistenzialismo, sui bonus, su un rapporto con gli elettori che era quasi di scambio, diciamo, di favori. Iacometti, si è fallito il movimento Forza Italia, che è arrivata meno, che cos'è? Sei un onorevole, fai il bravo. La Lega da 28, che cos'è? Dai. Il bravo, Calenda e Renzi si devono dimettere da loro stessi, ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Sei arrabbiato perché scambio di favori? Iacometti, un fallimento. Poco, reddito di cittadinanza è una sorta di voto di scambio, dai, diciamocelo chiaramente. Lui la sua campagna elettorale l'ha fatta nel sud promettendo il ritorno al reddito di cittadinanza, e purtroppo, per fortuna, questa volta non gli hanno creduto. L'identità politica di Conte purtroppo è inesistente, nel senso che è passato dall'alleanza con la Lega all'alleanza con i nemici di sempre, PD, poi è passato a votare il governo Draghi, e adesso ha voluto lanciare l'OPA sulla sinistra, e purtroppo è stato travolto dalla risposta degli azionisti. Poi chiaramente è finito anche stretto in una tenaglia che è stata creata, diciamo, principalmente, diciamo, da Giorgia Meloni, che ha scelto come interlocutore dell'opposizione Elly Schlein è ben contenta di questo, ha approfittato della situazione, e diciamo, il Movimento 5 Stelle si è trovato incastrato alla sinistra estrema da Alleanza Verdi Sinistra, sul lato moderato da Elly Schlein, e la cosa paradossale è che non è riuscito il movimento neanche a cavalcare quel sentimento di antipolitica provocato negli ultimi mesi dalle inchieste giudiziarie che hanno travolto, insomma, tu dici l'affare Toti in realtà non ha aiutato il Movimento 5 Stelle. Voi vi ricordate un mese fa Conte dettava le regole alla Schlein, diceva devi fare pulizia nel tuo partito, la Schlein diceva a testa bassa sì, hai ragione. Allora, vi voglio dare un aggiornamento in più, perché in questo momento noi stiamo tenendo nella nostra puntata di oggi le protagoniste, le due donne, Meloni da una parte, le due fiamme, e dall'altra la Le Pen. Ma in questo momento in Francia si sta
consumando quello che è un vero psicodramma nazionale. Claudia Andreozzi, ciao cara Claudia, sta seguendo per noi il discorso alla nazione di Macron, che era un discorso molto atteso, che arriva peraltro alla vigilia di un altro appuntamento importante, quando i repubblicani, il partito gollista della destra francese, alle 15 si riunirà, e anche lì c'è grande grande Maretta nei confronti del presidente. Esattamente, David, tant'è che ha subito attaccato i repubblicani. Il presidente francese Macron ha detto che facendo l'accordo con il Rassemblement National di Le Pen, i repubblicani hanno voltato le spalle all'eredità di De Gaulle, di Sarkozy, di Chirac. Ha invece lanciato un suo progetto, una federazione di progetti, l'ha chiamata tra le forze che non si rivedono in questi estremismi, dicendo che da domenica di fatto cadono le maschere, è il momento della verità, e la Francia quindi è chiamata a scegliere. Nella sua condanna ha soprattutto detto che l'estrema destra si è macchiata di antisemitismo, per il quale non c'è assolutamente spazio nella società repubblicana della Francia. E adesso sta parlando appunto del progetto che vuole lanciare, di questa federazione, quindi si sta appellando alle altre forze della sinistra, delle forze che ha detto esterne alla maggioranza. Ha lanciato un attacco anche al Parlamento, dicendo che per colpa dell'azione del Parlamento il governo non è riuscito a essere abbastanza incisivo. Quindi alle forze che anche gli hanno fatto un po' di opposizione sta tendendo la mano per contrastare gli estremismi. Molto interessante. Allora magari dacci altri aggiornamenti. Vi pare di capire che fa una sorta di appello a tutti coloro i quali non si riconoscono nella destra. Rosi, esatto. Tutti quelli che stanno... È come se in Italia... Possiamo forse leggerla così, se volessimo trasportare il discorso di Macron, è come se in Italia si dicesse a tutta l'opposizione, che va da Renzi e Calenda fino al Movimento 5 Stelle, mettetevi insieme. Cioè Macron sta, diciamo così, vivendo quello che l'Italia ha vissuto. Ci sta di tenerle insieme queste due cose o no? Cioè l'appello di Macron di dire mettiamoci tutti insieme, ma oppositori... Hanno questo vizietto però, diciamo, Macron e in Italia anche l'area centrista, che è sempre colpa degli altri, è sempre colpa degli elettori che non hanno capito perché Macron è il più bravo, e poi gli elettori sono, passati nel termine, dei coglioni che votano per qualcun altro, perché il discorso di Macron dice no, è colpa del Parlamento, è colpa degli altri, e sta cercando di fare Macron sostanzialmente quel tentativo che è stato realizzato in tutte le precedenti elezioni presidenziali francesi, che è sostanzialmente creare un cordone sanitario nei confronti della destra, e lo si fa attraverso un sistema che è quello francese, che prevede il secondo turno con sostanzialmente il ballottaggio. E però la notizia di questi ultimi minuti è che Macron sta parlando in diretta nazionale al suo paese e lancia un appello a tutte le forze di opposizione. Questo è quello che accade ora. Perché è la solita proposta che avviene in una parte della sinistra, che non è propositiva, è semplicemente dire uniamo tutti contro in questo caso la Le Pen e l'Assemblea Nazionale. A mio modo di vedere hanno fatto molto bene i repubblicani a fare una scelta di campo, perché al netto di una parte minoritaria dell'establishment di Parigi del partito repubblicano, in realtà la base dei repubblicani è sostanzialmente favorevole a cercare di cambiare le cose. L'unico modo per cambiare le cose è il modello italiano. Il modello italiano è un modello che mette insieme le tre destre: la destra popolare o liberale, la destra conservatrice e la destra sovranista. Moretti, Macron in questo momento dice uniamoci tutti contro la Le Pen, che è quello che non si è riusciti a fare in Italia, tra virgolette, per fermare la Meloni. Cioè era inimmaginabile pensare di vedere da Renzi a Pedullà o a Conte insieme. Ma guardi, il punto secondo me è proprio questo, cioè l'incapacità di capire, di comprendere, anche nel corso di questa campagna elettorale per le europee, che il nemico non era il Partito Democratico, ma era la Meloni e questo governo di destra. Io ho e abbiamo assistito spesso, l'avversario, anche da parte soprattutto, è brutto il di termine nemico, Conte, e me ne dispiace perché... Ha ragione, avversario, brutto il termine nemico in politica. Nemico è proprio, nemico è proprio spiega esattamente. Posso continuare, scusate? No, dai, nemico, non facciamo, voglio dire. Non facciamo queste, diciamo così... sottolineature e allora stavo, e se mi fate concludere vi ringrazio, stavo semplicemente dicendo che certo non è il nemico politico in termini proprio più forti per definire che questa alleanza, che dovrebbe invece esserci in tutto il centro-sinistra, deve vedere come bersaglio politico principale il governo di destra, che sta mettendo a punto tutta una serie di politiche sbagliate e pericolose.
Io invece e noi invece abbiamo assistito nel corso anche di questa campagna elettorale prendersela più con il Partito Democratico, colpire di più il Partito Democratico da parte di Conte, da parte di Renzi e da parte di Calenda, che infatti hanno però perso rispetto ai propri elettori anche presunti o aspettati, molti, molti consensi. Allora, o si riconosce che in questa fase politica particolare è il Partito Democratico il federatore, cioè l'elemento che deve aiutare tutto il centrosinistra a raggrupparsi su dei contenuti nel merito di una proposta politica forte contro la destra che è nemica dell'Europa, che è nemica dell'Europa forte, oppure noi continueremo a perdere. Allora io credo che l'errore tattico più importante che hanno commesso Conte, Calenda e Renzi sia stato proprio questo, e sono stati puniti dagli elettori. Noi dobbiamo capire che oggi, se c'è una leader, si chiama Elly Schlein, che può ovviamente contrapporsi meglio degli altri a Giorgia Meloni e al suo governo, riconosciamole questo ruolo. Nella politica va riconosciuto il ruolo di chi ha più forza, che ha più presa. E qui Pedulla freme, Pedulla non è... Pedulla me lo... Altrimenti siete destinati a continuare a perdere, perché l'elettorato ovviamente oggi guarda ad una polarizzazione. Le due leader oggi sono Giorgia Meloni ed Elly Schlein. E ovviamente tutti devono concorrere a portare a casa il risultato migliore. Allora, andiamo cos'è, per punti. Cos'è che non va nel ragionamento? Andiamo per punti, tanta carne al fuoco. Ieri ho abbracciato Giuseppe Conte e gli ho chiesto di non cedere a chi più di tutti ne chiede, come dire, un passo indietro. Sapete chi è? Se stesso. Meloni, come dire, Conte sente molto il peso... Ah, è lui che aveva la tentazione di dimettersi. Sente molto il peso e la responsabilità di aver condotto il movimento con le regole che ha attualmente a uno scontro che non andava bene, aveva armi impari rispetto alla partita che c'era. L'analisi della Moretti dimentica alcuni passaggi, uno in particolare. Per una coincidenza il Partito Democratico si trova a fare queste elezioni europee in un momento di fine mandato di molti amministratori locali, regionali e comunali, sindaci, che sono la forza tradizionalmente del Partito Democratico, che hanno portato tutti i loro voti, diciamo, dentro questa competizione. Questo ha reso, come dire, la situazione vantaggiosa per il PD, mentre il Movimento 5 Stelle paga il vero problema. Giannini prima si è dimenticato del vero nemico del Movimento 5 Stelle. Sono 10 anni di narrazione su tutte le televisioni e i giornali di un partito di scappati di casa, di amico dei fannulloni, di nemico delle imprese. Questo nel tempo ha scavato ed è la grande partita che dobbiamo fare per spiegare a chi viene, come dire, fulminato da una certa retorica che le cose non stanno così. Per rimanere alla metafora della scappata, qui sono scappati gli elettori, però. Io ho un'idea su questo. Cioè, io capisco che lei ha ragione. E ti dico qual è la mia idea. Perché gli elettori in questo caso sono andati da altre parti? Sono andati verso il PD, dei flussi, lo abbiamo raccontato ieri, alcuni storici elettori del Movimento 5 Stelle hanno preferito votare il PD. Perché non è più post ideologico. Dico la mia idea. Posso chiederti brevemente questa cosa? Ma secondo te il problema non è che il Movimento 5 Stelle, che ottiene il 33% nelle elezioni del 2018, intercettando un elettorato post ideologico, oltre a destra e a sinistra, non si è schiacciato, secondo te, troppo negli ultimi anni nel campo progressista e quindi ha perso quella carica antisistema? Cioè rischia di essere la copia sbiadita del Partito Democratico, col punto un elettore vota il PD. Due risposte velocissime. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto su una base di italiani indignati. Oggi questa indignazione, anche per effetto di una narrativa per cui Toti sta lì da più di un mese agli arresti domiciliari, attaccato alla poltrona come se nulla fosse successo. Dovrebbe questa, uscire, okay. Questa indignazione qui oggi non c'è e, come la Ghisleri ci ha spiegato molto bene, non si traduce più in voto. Prevale la sfiducia, prevale la narrativa per cui i partiti sono tutti uguali, per cui destra, sinistra, 5 Stelle fanno la stessa cosa. Quindi i vostri elettori non sono andati a votare, lei dice. I nostri elettori non sono andati a votare perché, come dire, traditi da questo inganno. Dopodiché noi dobbiamo fare anche dei cambiamenti. Non c'è dubbio, perché i voti li abbiamo persi. Io ho un'idea, ad esempio. Abbiamo creato la scuola di formazione politica. A queste elezioni abbiamo avuto dei candidati nelle liste che non andavano bene nemmeno per fare il consiglio di quartiere.
Ecco, erano elezioni europee. Sì. Allora, se noi facciamo passare tutte le persone che vogliono fare politica, perché il movimento nasce per portare i cittadini nelle istituzioni. Guardi, le assicuro che facciamo passare alla scuola che è gestita, in questo momento coordinata dal professor Tridico, e poi si faranno le parlamentari. È un'idea, una mia idea, che sta crescendo dentro il movimento. E adesso questo per creare torneremo. Una classe dirigente più formata, perché ho liste più forti, prendiamo anche più voti. Allora, ci torniamo, grazie a Pedolai e tutti gli altri ospiti. Vedo già pronto il direttore Luciano Fontana. Ripartiremo con te e il titolo che avete fatto oggi, asse a destra contro Macron, Francia, annuncio shock dei repubblicani. Noi partiremo da qui, dalla situazione francese, non solo. Vi stiamo raccontando in diretta, vediamolo un attimo, vediamo da una parte il direttore Fontana e dall'altra parte Macron. Vi stiamo raccontando in diretta il discorso alla nazione che Macron sta tenendo in questo momento, che ha lanciato un appello clamoroso a tutte le forze che gli sono state di opposizione anche in tutti questi anni. E quindi ripartiamo da qui, dall'appello di Macron, dal voto francese e come si lega all'Italia. A tra poco. Allora, 12.02, il direttore Fontana, Corriere della Sera, già pronto, in postazione, e Antonello Caporale, firma del Fatto Quotidiano. Vi porteremo poi alla Camera con la nostra Ludovica Ciriello, prima però tutti gli ultimi aggiornamenti con Adriana Bellini, TG La 7 e la questione Macron, che è diventata, credo, una delle principali notizie del giorno. Ciao, buongiorno Davide. Sì, sicuramente noi apriremo con la conferenza stampa che peraltro è in corso proprio in questo momento di Emmanuel Macron, che lancia la campagna elettorale per le elezioni legislative e lo fa da leader del suo partito, con una conferenza appunto organizzata da Renaissance e non dall'Eliseo. Su questo ci sono anche delle polemiche. Macron ritorna su quello che è stato il terremoto delle elezioni europee, ha detto fatto la scelta della trasparenza, tengo conto del voto dei francesi, ho sciolto l'assemblea perché appunto c'è stato questo voto, ma anche perché c'era un blocco in Parlamento che impediva l'azione del governo. Poi è stato durissimo nei confronti dei repubblicani, i neogollisti e il loro segretario Ciotti, che poi è Ciotti viste le sue origini italiane, ha detto alleandosi con l'estrema destra, con l'ultradestra, voltano in poche ore le spalle al generale De Gaulle, a Chirac, a Sarkozy, e nel pomeriggio ci sarà una riunione dei repubblicani che sembra vogliano destituire il loro segretario Ciotti. Insomma, David, gli argomenti sulla Francia sono davvero tantissimi. Macron è atteso poi al G7 in Puglia, dove incontrerà faccia a faccia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vedremo anche lì quali sono gli equilibri nel giorno in cui a Bruxelles si comincia a pensare a quella che sarà la nuova compagine, le nuove nomine in sede europea, i cosiddetti top job. Grazie Adriana Bellini. Allora, come detto, benvenuto Antonello Caporale, Fatto Quotidiano. Luciano Fontana, buongiorno e bentornato. Allora, per tenere insieme quello che è il titolo di apertura oggi del tuo giornale, in cui hai raccontato asse a destra contro Macron e von der Leyen guarda a Meloni per il bis a Bruxelles, in realtà questa accelerazione francese, che ha colpito un po' tutti, no Fontana? Questa mossa del cavallo, la possiamo chiamare, fatta da Macron quando ancora stavano uscendo le proiezioni del risultato in Francia. E ora sentiamolo un attimo, Macron in diretta, che lancia questo appello. Sì, facciamolo vedere solo un secondo. Conferenza stampa in diretta, lancia questo appello a tutti coloro i quali sono stati alla sua, anche alla sua opposizione. 50% dei francesi votano extreme. Allora, vous avez une majorité relative all'Assemblée, vous pouvez pas leur dire on continue comme si de rien n'était. Allora, dice sostanzialmente Macron, Fontana, che per sconfiggere le ali estreme che sono che fino ad oggi sono sempre rimaste fuori dalle istituzioni, ci vuole un grande accordo tra tutte le opposizioni. Sì, naturalmente la mossa di Macron è una mossa che confidava su un dato tradizionale, storico della democrazia francese, che a un certo punto nei confronti dell'estrema destra
della Le Pen scattava il cordone sanitario dell'alleanza repubblicana. Quindi ha cercato con questa mossa di chiudere subito una questione che era pesantissima, che aveva terremotato sia il panorama politico, ma probabilmente anche la possibilità di andare avanti con la sua esperienza di governo. Per la prima volta questo cordone sanitario sembra non funzionare, oppure sembra non funzionare completamente, perché le dichiarazioni delle di Ciotti o Ciotti, come vogliamo chiamarlo, aprono una stagione completamente diversa, una stagione anche in contraddizione enorme, se pensiamo che l'alleanza possibile con un partito che è stato combattuto, che era l'erede di Pétain e dei collaborazionisti del periodo della Seconda Guerra Mondiale, quelli che De Gaulle, fondatore dei repubblicani, aveva combattuto come certo. leader della resistenza, quindi un cambio di prospettiva enorme, e questo avviene in base al risultato elettorale. I repubblicani sono un partito fragile che stava le cui basi venivano erose continuamente dalla Le Pen. È una scelta che sta creando però un terremoto. Adesso vediamo come va. Oggi c'è la riunione dei repubblicani, c'è anche la possibilità che il presidente venga messo in minoranza e quindi che questa operazione porti a una scissione. E comunque è l'effetto del terremoto di un voto che per Macron è stato particolarmente negativo, come particolarmente negativo è stato per Scholz. Quindi il tradizionale asse certo. franco-tedesco è stato veramente terremotato. E infatti, come tu giustamente ricordavi, alle 15 ci sarà la riunione dei repubblicani. Ciotti, il presidente del Partito Repubblicano Francese, erede di De Gaulle, di Sarkozy, di Chirac, eccetera, dice questa agenzia di poco fa, non sarà presente alla riunione e c'è una rivolta in corso all'interno dei repubblicani. Arrivo subito ad Antonello Caporale, vedo che la nostra Ludovica Cirello ha intercettato uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni, Mario Messina, al quale però vorrei subito chiedere, che è la stessa domanda che poi farò anche a Fontana e ovviamente a Caporale. Le due donne forti d'Europa sembrano essere loro, anche se le elezioni in Francia ancora non ci sono state, Le Pen e Meloni, che nel loro simbolo hanno peraltro la storica fiamma. Come legge questa rivolta francese contro la Le Pen? Purtroppo non ha l'auricolare, però gliela riferisco io. Sì. Ne stavamo parlando del discorso di Macron e dell'appello di Macron sostanzialmente contro gli estremismi. Le due donne forti della destra in Europa sono proprio ormai Le Pen e Meloni, che è la loro fiamma nei simboli. Come legge lei questo terrore della destra che in Francia, questa paura della destra? Intanto un saluto al dottore Parenzo e agli ospiti. La paura che c'è qua e c'è stata qui in Italia, si grida quasi allo scandalo e al fascismo, ma semplicemente la classica paura della sinistra che non riesce più a governare e viene spodestata da tutti quei posti di potere che negli anni ha conservato senza mai tra l'altro essere eletti, quindi andando al governo nelle stanze dei bottoni. Questa è la classica paura delle sinistre, e noi siamo contenti e non li facciamo dormire la notte, anche in Italia non dormono. Non avete paura che ora con l'Elish Line più forte si realizzi questa coalizione di centrosinistra? Ma no, guardi, anche se si coalizza hanno idee completamente diverse, sarà semplicemente... Anche voi con la Lega e Forza Italia a volte però, no? No, noi abbiamo un programma elettorale chiaro, che è quello che stiamo portando avanti, premierato oggi, autonomia differenziata, è scritto nel programma elettorale. Loro hanno difficoltà anche a fare un programma elettorale perché la pensano in maniera completamente diversa. Chiedete a Calenda se è d'accordo sul reddito di cittadinanza o sul super bonus, piuttosto che a Renzi, e vi renderete conto che non sono d'accordo, quindi materialmente non possono stare insieme, e se lo fanno solo contro qualcuno. Noi lavoriamo e ci uniamo per qualcuno, cioè per l'Italia e per il popolo italiano. Loro eventualmente si uniscono contro la destra, già questo fa capire quanto sia poco sensibile il loro approccio alla politica nel nostro paese. Che è un po', grazie a Messina, fare a Bruxelles quello che avete fatto qui a Roma, che è un po' quello però che è un po' quello che sta accadendo qui, no? Caporale, cioè queste due donne, che oggi sono le due protagoniste del dibattito europeo, e forse un domani il Rassemblement Nazionale andrà alla guida della Francia, non lo sappiamo, ma la Francia sta vivendo quello che l'Italia ha già vissuto in passato, no? Cioè il Fratelli d'Italia è erede del Movimento Sociale Italiano. Ed è una radice ineliminabile. La novità più
per quanto ci riguarda giornalisticamente scandalosa, è che Meloni e i suoi colleghi di partito non intendono assolutamente recidere, spegnere quella fiamma, perché la fiamma che arde su un fuoco vivo, e anche le ripetute, gli scandali ripetuti che ogni 5 minuti avanzano, raccontano di un gruppo di potere ormai, un gruppo che comanda il partito, che affonda quelle radici, ed è un sentimento, una relazione, una connessione sentimentale che viene da lontano e che per adesso sostiene l'avanzata di Meloni e Le Pen. Se noi guardiamo all'oggi non c'è discussione, sia la Francia che la Germania hanno i due presidenti, il cancelliere, decapitati, con una mossa disperata del Presidente della Repubblica Francese di chiamare la Francia al voto per la paura dell'odiata fascista, e quindi con il tentativo di rimettere in sella una coalizione grande che non c'è più. Ripetiamo però una cosa, tutte le elezioni europee, ce lo dobbiamo dire non per vanificare un risultato, ma per avere memoria, sono state spesso considerate elezioni bugiarde. Io vi do 2 elementi sui quali riflettere, che dovranno farci riflettere. In 20 anni sono andati in fumo 12 milioni di voti, nel 2004 hanno votato, i votanti erano 23 milioni, erano 35 milioni, nel 2024 23 milioni. Sì. Io credo che il 15% dei voti che sono mancati adesso ci sarà nelle prossime elezioni, e l'equilibrio che noi adesso avrai, nel senso che queste due fiamme adesso ardano e stanno sopra l'Europa, perché sono le due donne che comandano in Europa e che guideranno, secondo me governeranno anche l'elezione della prossima presidente, non so se sarà la terza donna in... Sono però delle elezioni che spesso risolvono in modo bugiardo il risultato elettorale. Quello che vediamo oggi potremmo non vederlo domani. Allora vi facciamo un passo in avanti, Fontana, perché in realtà queste due donne sono al momento apparentemente meno legate di quanto possa sembrare. Sentiamo un attimo Salvini, la clip è la 27, in realtà lei è alleata con Matteo Salvini. Nonostante la storia sia più vicina, no? Penso di non sbagliare, Fontana, nel dire che queste due storie sono molto, tutto sommato, sono vicine anche per origine dei loro movimenti e partiti. Ma sentite Salvini che cosa ha detto a Pontida sulla Le Pen. È un'emozione perché è un'alleata, ma soprattutto è un'amica. Nei momenti di gioia, nei momenti di vittoria, nei momenti di difficoltà, non abbiamo mai cambiato opinione. Lo dico a qualche giornalista, parlare nel 2023 di Europa dei popoli e delle nazioni libere è qualcosa che cominciò a fare nei primi anni 90 Umberto Bossi. Il popolo di Pontida saluta Marine Le Pen. Eccolo qua, il popolo di Pontida saluta Marine Le Pen, e adesso vi faremo vedere tra poco che cosa è successo però a Pontida, perché per la prima volta la Lega ha perso il comune di Pontida. Però Fontana, se vi fai un commento telegrafico su queste due donne che in realtà sono vicine per storia, ma la Le Pen è alleata con Salvini in questo momento. Sì, intanto una considerazione. Prego. Di diversità. La Meloni fa parte di uno schieramento che ha governato l'Italia da un bel pezzo, già con certo. Berlusconi, quindi un percorso politico del tutto diverso che a un certo punto ha portato in quel campo la sua leadership. Il secondo punto, sono state spesso delle acerrime nemiche, composizione ad esempio sull'Ucraina molto diverse. Io credo che la Le Pen a un certo punto ha capito che doveva avvicinarsi al percorso della Meloni, tanto è vero che ha fatto anche certo. qualche svolta per quello che riguarda la guerra. Quindi quale sarà il punto di arrivo? Non lo sappiamo. Due nemiche, due percorsi diversi, due leader che forse sono simili per alcuni aspetti, ma anche molto in competizione. Vi facciamo vedere però allora sul sacro prato di Pontida, luogo iconico per la Lega, che cosa è accaduto proprio alle ultime elezioni. Ce lo racconta Simone Bauducco. Le
del tutto evidente che la Salvini Premier ha tradito il Nord, lo ha mollato, con un Salvini che, come tutta l'Italia sa, non fa altro che parlare del ponte sullo stretto di Messina. Qui ci sono milioni di persone che ogni giorno non hanno le strade, non hanno i ponti. Dopo 20 anni di governo, la Lega perde il suo feudo storico a Pontida. Che effetto le fa vedere che Pontida dopo 20 anni non ha più un sindaco leghista? È un effetto bellissimo. Non ho votato nessuno. Ma avevi votato a Lega? Prima sì. Adesso non più? No. Come mai? Deluso. Niente più Lega dunque. Il nuovo sindaco Davide Cantù arriva da una lista civica. Ha 27 anni e quando la Lega iniziava a riunirsi a Pontida non era neanche nato. Probabilmente magari dopo 20 anni si è deciso di cambiare e si è deciso di scegliere noi questa volta. E così il vento delle europee soffia anche qui. Fratelli d'Italia è ormai diventato il primo partito e la Lega continua a perdere voti. Il motivo? Ha abbandonato le questioni settentrionali. Ponte sullo stretto mi interessa oppure no? Non molto. Per esempio anche il DDL Calderoli è una truffa, è una farsa, è un documento di stampo romano. E militanti storici non si riconoscono più nella Lega Salvini. Adesso non mi hanno più rinnovato la tessera, quindi non lo sono più, sono apartitico, non ho nessuna tessera. Nel senso leghista nell'animo? Nell'animo uno c'è sempre, perché sono nato leghista e probabilmente morirò leghista, però questo mi permette di dire che la Lega, nella quale c'era un fondamento, c'era un credo, non esiste più. E allora adesso affrontiamo il tema Lega, perché oggi pomeriggio, peraltro alle 15 a Bruxelles, ci sarà l'incontro tra Matteo Salvini e Marine Le Pen. Vi diamo un aggiornamento però dall'evento politico della giornata che riguarda la conferenza stampa di Macron. Claudio Andreozzi la sta seguendo, è da più di 40 minuti che Macron parla rispondendo alle domande, poi partirà per la Puglia. Che novità ci sono in più? Allora, intanto ha cominciato a rispondere alle domande dei giornalisti. La prima domanda era se sentiva su di sé la responsabilità di portare Le Pen al governo. Ha detto: io non sto consegnando le chiavi del paese alla Le Pen nel 2027, quindi è un Macron estremamente combattivo. La seconda cosa è che la seconda domanda a cui risponde è quella per cui se sente, diciamo, se l'ha considerato un voto personale dati i risultati, ha detto no, era soltanto un'elezione europea. Ma la cosa forse più rilevante è che sta accusando la Le Pen di una totale, la destra in generale, di ambiguità sulla Russia e quindi anche sull'Ucraina, rivendicando la propria posizione, come sappiamo, molto interventista. Ha lanciato finora, diciamo, un programma di massima di quello che potrebbe essere la nuova maggioranza, parlando di decarbonizzazione, di nuovi reattori nucleari, strizzando un po' l'occhio ai moderati, parlando di politiche securitarie. Ma sul fronte della destra ti segnalo che c'è un po' di agitazione nei repubblicani, perché Ciotti, che non parteciperà alla riunione di oggi alle 15, ha annunciato la chiusura della sede in polemica con i dirigenti per impedire quindi la riunione, ha intimato a tutti i dipendenti del partito di lasciare la sede entro le 12. Ha cambiato le quindi, sedature. Ti aggiorniamo tra poco per capire che cosa succederà nelle prossime ore, ma testimonianza appunto dell'enorme confusione che regna nella destra repubblicana francese. Grazie Claudia, che è un po' come, no, direttore Fontana, quando a un certo punto stai giocando da bambino, la partita non volge nel migliore dei modi, allora prendi il pallone e te lo porti via. È clamoroso il fatto che venga addirittura chiusa la sede del partito. Vabbè, comunque questo ci è un dettaglio che però ci racconta un travaglio che in questo momento in Francia è molto forte. Sulla Lega però che cosa possiamo aggiungere in più? Sul ruolo di Bossi, senti che cosa ha detto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'ipotesi di cacciare Bossi dalla Lega. Fontana. Su Bossi non scherziamo, Bossi è una cosa per la quale non si può neanche si può fare nessun accenno. Bossi è assolutamente il fondatore, colui che ha sempre consentito a tutti noi di svolgere attività, di andare in una direzione nuova, quindi Bossi non si può. Su Grimaldi ci sono gli addetti, ci sono i vertici che faranno delle decisioni e vedremo. Su Bossi non si scherza, Fontana.
Ma sì, a me ha particolarmente colpito la dichiarazione di Fontana, presidente della regione, perché è una persona di solito molto cauta e non ha avuto, diciamo, le punte di polemica che qualche volta hanno avuto altri dirigenti leghisti. È del tutto evidente, basta guardare la mappa del voto in Veneto, la mappa del voto del Nord, che la Lega per la prima volta prende un colpo molto forte nelle sue terre e invece recupera al Sud. C'è un cambio di pelle, ci sono a questo punto due strategie molto diverse e contrapposte, una Lega trainata nella direzione di un'ultradestra di cui Vannacci è un po' il simbolo, l'espressione simbolica. Io credo che questa aprirà una questione molto forte dentro la Lega sulla propria identità e su quello che deve essere, e non escludo che possano esserci anche colpi di scena come quello che Bossi ha fatto il giorno stesso delle elezioni. Allora, grazie al direttore Fontana, andiamo in pubblicità, Caporale rimane con noi, si aggiungono tra poco Mariolina Sattanino e Alan Friedman e poi soprattutto vi porteremo al confine con la Mongolia, in Siberia, e vi faremo conoscere quello che è meglio noto come l'architetto di Putin e cercheremo di capire come l'Europa, come anzi la Russia di Putin, guarda a le elezioni europee, a quello che sta accadendo qui. Quindi tra poco nel cuore della Siberia con uno degli uomini più vicini a Vladimir Vladimirovich Putin. A tra poco. Allora, quello che vi stiamo raccontando è un vero e proprio terremoto politico che ha come epicentro la Francia, ma che in qualche modo l'Italia nel corso di tutti questi anni ha anticipato, perché la destra in Italia è al governo, prima con Berlusconi, diciamo così, dal 94 e per 20 anni, ma anche un partito che era erede del Movimento Sociale Italiano, con Giorgia Meloni, che è stata prima ministro del governo Berlusconi e oggi primo ministro italiano. Quella che vedete, che stiamo seguendo con questa dovizia di particolari di attenzioni, è la conferenza stampa che è in corso a Parigi con Macron, il quale pochi minuti fa ha lanciato questo appello a tutte le forze politiche che non vogliono la Le Pen all'Eliseo e a fare una sorta di coalizione di emergenza nazionale, chiamatela come vi pare. Lui ha usato un altro termine che tra poco vi facciamo riascoltare, e quindi questo è quello che sta accadendo. È rimasto con noi Antonello Caporale, benvenuta Mariolina Sattanino, grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi. Che tra poco ci darà peraltro una notizia importante per capire cosa avviene all'interno dei repubblicani. Alan Friedman, bentornato, buongiorno. Grazie, Sandro. Buongiorno. Gozzi, intanto complimenti perché è stato riconfermato deputato con Renew Europe, che è proprio il movimento peraltro di Macron. Lei si trova già a Bruxelles e quindi magari anche seguire con noi questa conferenza stampa diventa particolarmente interessante. Fabio Fantozzi, La Press, corrispondente da Bruxelles, ti voglio subito chiedere una cosa. Nel pomeriggio arriva Salvini verso le 15 e dovrà incontrare la Le Pen, giusto? Esattamente. Verso le 15.30 è prevista la riunione del gruppo ID, Identità e Democrazia. Ci sarà anche Geert Wilders, il vincitore delle elezioni in Olanda, del partito PVV. Non sono stati invitati naturalmente l'AfD, il partito tedesco degli estremisti, che è stato cacciato, ma su cui si vociferava di un rientro. Insomma, ti confermo. Allora, poi dacci evidentemente anche alcuni aggiornamenti per il pubblico che conosce Bruxelles. Sì. Riconosce quella che è una delle zone di incontro tra i deputati e i giornalisti nel bellissimo palazzo dove ha sede il Parlamento europeo. Dobbiamo però riprendere con Mariolina Sattanino da quello che sta accadendo ora, da questa conferenza stampa convocata da Macron, in cui Macron prova a dare la linea. Sì, e in cui i giornalisti lo stanno mettendo molto sotto pressione, perché lui ha detto c'è stata un'ondata di rabbia e noi dobbiamo rispondere a questa rabbia, la rabbia delle campagne, dei piccoli paesi, della provincia.
impoverita. Rabbia che lui però in realtà non è stato mai in grado, esatto, di intercettare. I giornalisti gli hanno detto, sono tante volte, certo, che dici queste cose, e però non si sono mai viste delle soluzioni concrete. Quindi questo è il vero tallone di Achille di Macron, che governa da tanti anni e soluzioni non ne ha portate. La situazione della Francia è molto grave, perché ci sono appunto gli agricoltori impoveriti, il ceto piccolo borghese che si sente declassato e che fa tutt'uno col declassamento del suo paese. E poi c'è una questione di ordine pubblico enorme. Ragazze che se non mettono il velo a scuola vengono picchiate dai loro coetanei, insegnanti terrorizzati da quello, quindi c'è una questione di Islam radicale molto sentita, che da noi si percepisce molto meno di quanto la situazione... Parliamo di oltre 5 milioni di musulmani. Antisemitismo, non si può più dire strisciante, ma palese, che c'è sempre stato, ma ormai è venuto fuori in maniera... E a tutto questo Marine Le Pen, che è un personaggio di una spregiudicatezza incredibile, tant'è che ha fatto fuori persino suo padre nel partito, riesce evidentemente a dare una risposta, mentre non sono riuscite a darla le élite liberali che hanno governato l'Europa. Allora, Gozzi, riprendiamo un attimo da lei, poi voglio farvi sentire tante cose. Anzi, voglio farvi sentire subito Ciotti, che è presidente dei Repubblicani, il quale anche ieri è stato contestato fuori dalla sua sede. Vediamolo un attimo. Ciotti contesta, leader dei Repubblicani, che ha detto faremo l'alleanza con la Le Pen. Questo è David, posso farvi vedere prima questo, così poi ci dai la notizia? Sì. Passo passo. Ciotti, vai. Un pentuto all'istante per il partito! Un pentuto all'istante per il partito! Un tempo con commissione! Un tempo! Allora, viva la Repubblica, disonori la storia del tuo partito. Gozzi, cosa, e poi torno subito da te, che cosa ha fatto Ciotti oggi, notizia dell'ultimo minuto che abbiamo raccontato prima, ha addirittura chiuso la sede del suo partito. Cioè ha deciso, siccome aveva paura di contestazioni, Gozzi giustamente sorride, ma insomma mi pare un disastro in Francia in questo momento. Diciamo che ha simbolicamente chiuso la porta del suo partito, perché ha chiuso la storia del suo partito. Quindi diciamo che ha voluto forse dare all'immagine della fine del gollismo vista dalla parte di Ciotti, perché il gollismo è sempre stato alternativo all'estrema destra, a differenza della destra italiana, che con l'estrema destra ci ha governato e addosso ad un traino. In Francia le parole da sempre dei gollisti, ricordo Chirac, è che con l'estrema destra nessuna transazione possibile, nessun compromesso è possibile, nessun dibattito è possibile. Questa è la tradizione gollista. Però Gozzi, anche voi, come diceva Marina Sattolino poco fa, i giornalisti che hanno incalzato Macron, lo chiedo a lei che è il nostro Macron. E anche lei è molto vicino a Macron, è stato eletto nel periodo di Macron al Parlamento Europeo, anche lui avrà sbagliato qualcosa. Sentala Le Pen che cosa ha detto. Pronti a governare, clip è la 43 per la regia. Siamo pronti a raddrizzare il paese, pronti a difendere gli interessi dei francesi, pronti a porre fine a questa immigrazione di massa, pronti a fare del potere d'acquisto dei francesi una priorità, pronti a dare inizio alla reindustrializzazione del paese. Insomma, siamo pronti a risanare il paese, pronti a rilanciare la Francia. Sì, pronti a risanare. Io vorrei chiedere una domanda e una riflessione che faccio a Gozzi e a tutti voi. Sembra una mossa disperata quella di la mossa del cavallo, tu l'hai definita, di Macron che chiama alle urne per l'Assemblea Nazionale del 30 giugno. Non fosse, dal momento che Le Pen, come Giorgia Meloni, ha un residuo attivo, cioè vive sull'inerzia degli altri, vive sul fatto che è fuori dal governo. Se questa mossa fosse per bruciare le dita
per chiamarla al governo, non alla presidenza della Repubblica, e tentare di... Eccoti, pigliati tu i musulmani, gestisci tu gli immigrati, gestisci tu gli agricoltori. Non no, è questa ma, la mossa di Macron. Gestisci tu i conti, perché anche la Francia ha un problema di debito di 3.000 miliardi che sono tipo il nostro percentuale è di meno perché hanno... Gli italiani hanno votato Meloni, l'unica superiore a non essersi... Ma la Le Pen dice che vuole tornare alle pensioni a 60 anni. Cioè, se andrà al governo Jordan Bardella si troverà veramente a fare i conti con una realtà che non è facile. Quindi, secondo me, Macron non aveva nient'altro da fare che questo, non aveva scelta, ha fatto quello che doveva. E ha ragione... Se riuscirà a fare un fronte, fra l'altro, io volevo sottolineare auguri a Sandro Gozi, sì, e congratulazioni, sarà l'unico italiano nel gruppo liberale eletto in Francia, sì, purtroppo. Sì. E, no, volevo dire che questa mossa di Ciotti non si può guardare, non si può vedere, perché sono gli eredi di De Gaulle che si dovrebbero alleare con gli eredi di Pétain, cioè del collaborazionista dei nazisti. Però Maiorina, l'obiezione che uno ti potrebbe fare è: sono passate sostanzialmente tre generazioni. Il giovane Bardella è il pronipote, diciamo, di quella tradizione lì. È un po' come è avvenuto in Italia. Certo, l'Italia ormai... Infatti l'Italia viene considerata come un'anticipatrice, un laboratorio delle tendenze che ci sono in Europa. Però la mossa di Ciotti è anche un risvolto del tutto personale, perché lui fra un anno voleva, sì, presentarsi come sindaco di Nizza, la sua città. A Nizza c'è una situazione di ordine pubblico terribile, lo dicevamo prima, sì, e lui ha la possibilità di diventarlo soltanto se si allea con... Quindi tu dici il presidente del Partito Repubblicano francese avendo l'interesse a fare sindaco di Nizza, grandi deve... repubblicani come Michel Barnier, che ha così ben, sì, portato la Brexit, gestito la Brexit, come Sarkozy, come tanti altri, sono furibondi, anche perché i repubblicani stavano vedendo la luce in fondo al tunnel, i sondaggi li davano, certo, in crescita. Quindi è veramente un buttare all'aria tutto. Allora adesso sentiamo subito anche Alan Friedman. Vi presento però Lanfranco Cirillo, imprenditore, buongiorno. Che si trova, buongiorno, se non ricordo male, benvenuto intanto, che si trova al confine con la Mongolia, nel cuore della Siberia, corretto? Giusto? Esattamente, Gorni Altai, che è un posto al, sì, centro dell'Asia. Bene, lei è considerato adesso nella vulgata giornalista l'architetto di Putin, così lo definì Navalny, il celebre oppositore del regime. Ora, noi l'abbiamo... Non parleremo delle sue questioni con la giustizia italiana, l'evasione fiscale, in questo momento lo lasciamo lì. Ci interessa il suo ruolo, caro Cirillo, perché lei non solo conosce bene la Russia, visto che ormai ci vive e non può venire a stare, non può tornare in Italia, vive in Russia e ha conosciuto Putin, perché insomma... Ha conosciuto Putin, questo lo possiamo dire senza paura di essere smentiti, e vorremmo capire da lei come la Russia di Putin guarda quello che accade in Europa. Questo ci colpisce molto, caro architetto di Putin. Sì. Ma la Russia oggi è abbastanza distante. Guarda, io adesso sono qui, sto progettando un grandissimo centro turistico sciistico in Siberia, dove facciamo circa 5 alberghi 5 stelle, abbiamo, sì, 200 km di piste, facciamo 2000 stanze, quindi abbiamo un progetto molto grande, con, sì, grandi investimenti di privati. E ieri ero giusto a cena con due persone del governo che erano qui. Io da Parigi sono appena arrivato da San Pietroburgo, dove c'è stato il forum economico nazionale, quindi chiaramente abbiamo chiacchierato a cena di quella che è la situazione generale. Diciamo che qui c'è molta distanza, diciamo che direi quasi, non vorrei essere volgare, ma ce ne frega un po' poco di quello che succede in Europa, anche perché c'è un po' di scoramento, no? Cioè, nel senso che il livello di fiducia tra quali sono i potenziali interlocutori è molto calato. Cioè, lei ieri era a cena con alcuni esponenti del governo di Putin, giusto?
Sì, 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 col governo della Federazione Russa, non sì. di Putin. Putin è presidente, il governo è un'altra cosa. Quello lei ovviamente non lo definisce come quando Putin un criminale. Lei non lo definisce tale, mi pare, no? No, anche perché non lo è. Non ho nessuna prova, nessun motivo per dirlo. Vabbè, poi se fa gli affari col governo russo è ovvio che non è che può dire Putin è un criminale. No, io guardi, le potrei dire, dottore, che il 92% delle aziende italiane che c'erano prima della guerra sono qui e fanno affari. Ah, quindi continuano. Va bene, pubblicità, poi ripartiamo. Molte aziende di Stato, insomma, quindi possiamo discutere, la discussione è molto aperta. Che ci sono tante aziende di Stato che continuano a lavorare lì. Allora, con Friedman poi ritorniamo, perché in realtà il punto di vista, Cirillo, però, della Russia in questo momento è importante da capire. Lei dice qui se ne fregano di quello che avviene in Europa, cioè non c'è un grande interesse, anche se Putin più volte ha detto che l'Italia è tra i paesi meno antirussi in questo momento. Questo ha detto più volte Putin. Pubblicità. Ministro, a tra poco, pubblicità, un altro. Allora, subito da Alan Friedman, perché noi continuiamo a interrogarci su Marine Le Pen, che oggi vedrà a Bruxelles Salvini, ma la vera carta di Marine Le Pen è questo giovanotto qui, questo giovane Jordan Bardella, peraltro i cui genitori sono di origine italiana, che oggi potrebbe ambire a diventare il nuovo presidente. Vediamo. Prego. Française, français. Francesi, domenica vi invito ad andare a votare per infliggere a Macron una sconfitta elettorale senza precedenti. Mangia caramelle prima di ogni comizio e a soli 28 anni è già entrato nella storia della Francia. Lui è Jordan Bardella, primo leader dell'ex Front National a non essere Le Pen, il ragazzo, anzi l'uomo, che è stato capace di doppiare alle ultime elezioni il presidente Emmanuel Macron. Il leader dell'estrema destra francese è anche un TikToker da 1,5 milioni di follower. Nato nella banlieue parigina da una famiglia di origine italiana, è stato scelto dalla signora dei nazionalisti francesi per rinnovare l'immagine del partito. Siamo pronti a risanare il paese, pronti a rilanciare la Francia. Capitano o capitano, abbiamo bisogno che tu ci guidi, è la colonna sonora del suo post elettorale. Per i critici dedica troppo tempo a curare la propria immagine pubblica a discapito dell'approfondimento delle questioni politiche fondamentali. Per gli altri è così che coltiva il sogno di diventare primo ministro, almeno per ora. In futuro, chissà, presidente della Francia. Il presidente della Repubblica deve scegliere di rimettersi allo spirito delle istituzioni. Gli chiediamo di prendere atto di questa nuova situazione politica e di indire delle nuove elezioni. E di organizzare le nuove elezioni legislative. Allora, Friedman, questo Bardella che si candida a fare il presidente del Consiglio in Francia, che è un po' l'asso nella manica che ha tirato fuori Marine Le Pen. In un'Europa che va a destra, poi c'è l'America, che a novembre avrà la sfida Biden-Trump. Sì, e se vogliamo spaventarci, possiamo immaginare l'incubo di Trump presidente in America e Le Pen presidente in Francia, ma io non credo che accadrà questo, almeno spero. No, io credo che merita un commento la situazione francese. Io ho due cose da dire sulla situazione in Francia, David. Uno è che la Francia potrebbe presto assomigliare all'Italia. Cosa intendo? Intendo che ci può essere talmente caos e cambiamento veloce in Francia nei prossimi mesi e problemi politici gravi che purtroppo possono anche vedere con questa violenza politica, temo. Ma io immagino una situazione in cui Le Pen e Bardella avranno il numero più grande nel Parlamento francese, nell'Assemblea Nazionale. La questione è se riescono a fare alleanze con i repubblicani o con quelli che erano con Eric Zemmour a arrivare alla maggioranza o meno, è il tema. E come Sandro Gozzi, che saluto, sa benissimo, la vera questione è se il fronte unito della sinistra si metterà con Macron contro Le Pen nel ballottaggio. E quello è la chiave, il ballottaggio, credo.
Dopodiché, ma ti stupisce io, Alan, in tutto questo ti stupisce il fatto, noi abbiamo vi ho presentato il Lanfranco Cirillo, imprenditore molto vicino a Putin, ti stupisce? Cirillo ci sta raccontando che dice in Russia se ne fregano di quello che avviene in Europa, così ha detto, ieri era a cena con due ministri del governo, chi erano questi due ministri, Cirillo, del governo di Putin? Ministro del turismo e il governatore della regione. Vabbè, lei lo dice come se fosse qui, però insomma era... ride anche il collega Fantozzi dalla Press, però era lì a cena col ministro del turismo, che l'omologa della Santanchè, ecco, diciamo così, l'omologa della Santanchè. Prego, Friedman. Un po' più serio. Beh, magari chissà se ha anche lui dei conflitti di interesse, bisogna vedere. Se vuoi un commento sulla propaganda russa, il Cremlino e Peskov hanno fregato le mani, ovviamente, con i successi elettorali in Francia di Le Pen. Ricordo a tutti che è un fatto documentato e pubblico che Le Pen ha preso oltre 9 milioni di euro da una banca vicino a Putin. Poi, quando lo scandalo è venuto fuori, ha dovuto ripagarli. È anche un fatto pubblico che il partito di Bardella e Le Pen in Francia è pieno zeppo di filo putiniani, e quindi qui si tratta di un cambiamento epocale per l'Europa, perché se veramente fosse al governo un governo di destra estrema finanziata da Putin nel passato, e ricordo a tutti che nel caso che non è saputo, Sandro Gozzi può confermare, Le Pen è anti-NATO e contro la NATO, quindi qui abbiamo... Non so chi ha riso, ma è contro la NATO. No, nessuno, infatti sì, non so chi ha riso, ma è vero. Forse è il propagandista. Comunque è vero, è un fatto. Significa che ovviamente sarebbe un disastro per l'Europa e per il mondo se la Francia fosse in mani. A favore di stabilità, se Macron ha detto non mi dimetto chiunque vince, e Sandro può confermare questo, significa che Macron è disposto anche per 3 anni a sopportare la coabitazione, far governare quelli che vincono, con l'idea, probabilmente secondo me, di richiamare una elezione nell'Assemblea Nazionale dopo 12 mesi per far cadere di nuovo. Per questo dico, può diventare come Italia. Io chiedo a Sandro Gozzi. Gozzi, un flash suo, che poi vedo anche già pronto il direttore Paolo Mieli, pronto a entrare con noi per il gran finale. Gozzi. Avete detto tante cose, io vi ho ascoltato, vi ho ringraziato per l'invito, vi ho ascoltato, non ho potuto dire una parola, la dico adesso. Cioè, certo che Marine Le Pen è filo Putin. Marine Le Pen sta nascondendo tante cose, sta nascondendo il razzismo, la xenofobia, sta nascondendo, vuole dimenticare quello che Alan Friedman diceva, che è stata ampiamente finanziata da banche russe, vuole nascondere il fatto che all'inizio era assolutamente aperta alle posizioni russe rispetto all'Ucraina. Tutte queste cose sono vere. Emmanuel Macron rimarrà Presidente della Repubblica fino al 2027, è nello spirito della Quinta Repubblica, è stato eletto 2 volte dai francesi perché faccia il Presidente fino alla fine. Sarebbe una coabitazione inedita, perché per la prima volta avremmo a Matignon una forza, diciamo, estremista, e che non è lontana dai valori della Repubblica, ma proprio per questo e proprio perché Macron voleva evitare di continuare a essere nell'immobilismo all'Assemblée Nationale, che ha convocato queste elezioni. I francesi hanno dato un segnale molto evidente, molto chiaro, su temi di politica interna, non di politica europea, perché la sicurezza nelle banlieue, la Labja o il potere d'acquisto sono questioni di politica interna. E di fronte a queste domande di politica interna, un'Assemblée Nazionale bloccata, che sarebbe stata ancora più bloccata, con l'atteggiamento ancora più duro dell'estrema sinistra e dell'estrema destra, ovviamente non era questa l'assemblea che poteva rispondere ai francesi. Però Gozzi, la domanda che in tanti si fanno è, la notizia di oggi è questa: Macron sta parlando da più di un'ora, ha fatto un appello a tutte le forze che stanno dall'altra parte, è possibile mettere insieme tutti contro la Le Pen? In Italia, che lei conosce bene, era impensabile mettere insieme Renzi,
Calenda, 5 Stelle, Partito Democratico. Ora in Francia il dibattito è lo stesso. Noi siamo qui in diretta, stiamo facendovi vedere da più di un'ora una serratissima conferenza stampa, guarda lì, con le domande incalzanti dei giornalisti francesi, esattamente su questo. Come si fanno a mettere tutti insieme? Neanche in Italia è stato possibile. Innanzitutto il sistema elettorale è totalmente diverso in Francia e la questione sarà cosa si fa al secondo turno. E io credo, ma questo è, ne assumo io la responsabilità, che al secondo turno chiunque arrivi al secondo turno contro un rappresentante di Le Pen deve chiedere, deve sì. ricevere lo sostegno di tutte le altre forze democratiche. Però il punto è un altro. Il punto è che voi in Italia abbiamo visto, c'era un'esaltazione dei suoi colleghi per il nuovo fenomeno, tra virgolette, Glucksmann. Ho visto tante cose, non vedevano loro in Italia di dire c'è un altro europeista oltre a Macron, c'è Glucksmann. Glucksmann oggi si trova a dover fare un'alleanza, anzi essere marginalizzato in un'alleanza in cui ci sono degli antisemiti dichiarati, perché la France Insoumise sono degli antisemiti dichiarati, estremisti. E dall'altra parte ci sono dei repubblicani che si trovano a dover fare i conti con il funerale del gollismo, perché il loro segretario vuole andare con gli estremisti di destra. Quindi la nostra sfida è questa, certo. Cioè, hai rappresentanti degli elettori della socialdemocrazia o della destra repubblicana e liberale, voi volete stare con Mélenchon e con Le Pen o volete stare con noi e volete darci la possibilità questa di proseguire? Questa è la questione. Questo grazie. È il punto. Allora, Fantozzi, un flash da Bruxelles in un secondo per dirci cosa ci si aspetta da questo incontro, Le Pen... Salvini. Ma in un secondo diciamo che io volevo un attimo rivedere questo, dove parla di terremoto politico in Francia. Che abbiamo meno di un minuto perché devo... Meno di un minuto. Sì. Allora, intanto la riunione ufficiale del gruppo ID sarà il 3 luglio, quindi questi sono preliminari per la formazione del gruppo con i nuovi europarlamentari, ma Le Pen metterà sul tavolo il peso, il cambiamento dei rapporti di forza all'interno del gruppo che passa appunto dalla Lega, invece va a Rassemblement National che ottiene un record di risultato di 30 europarlamentari, che è il massimo insieme ai popolari tedeschi, e quindi farà pesare questo. Naturalmente Le Pen proverà a continuare il tentativo di normalizzazione che è iniziato anche già da prima con la cacciata di AfD, e abbiamo visto anche con il rifiuto dell'alleanza con sua nipote Marion Maréchal di Zemmour. Quindi insomma credo che questo servirà un po' a contarsi e a vedere il nuovo corso di ID. Poi ci sarà probabilmente una partita di transfughi e di cambiamenti con il gruppo a livello osmotico con il gruppo ECR, quindi è tutto in movimento. Anche questa mattina qui c'è stata una riunione invece dei popolari ECR, con von der Leyen. Ricordiamolo per chi non fosse sì. avvezzo a tutte queste sigle, il voto ECR, il gruppo ECR è quello di Giorgia Meloni. Dei conservatori europei, mentre quello della Le Pen e di Salvini, che non prevede al suo interno i tedeschi di Alternative Deutschland. Questo perché esatto, poi ci sono... Grazie, abbiamo la pubblicità. Okay. Vuoi fare un flash, Marolina? Un flash secondo, solo per dire quanto è pericolosa per l'economia europea e per l'Italia anche il Front National di Bardella e della Le Pen, perché se loro sono contro la disciplina di bilancio, ma la Francia è più forte di noi e ci può arrivare una brutta ondata da parte dei mercati. Pubblicità e subito dopo Paolo Mieli e gli ultimi aggiornamenti. Allora è con noi in studio Paolo Mieli, buongiorno, buongiorno e bentornato, buongiorno. Perché i buoi non vincono mai, il secolo autoritario, il suo libro edito da Rizzoli, in realtà non di secolo autoritario parliamo, ma di questa avanzata delle destre in tutta Europa. Prima però Paolo Sottocorona, l'aria che tirerà, vai. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo queste nuvole che riguardano il sud, è un flusso meridionale, quindi ancora piuttosto caldo, che viene se parli di Vannacci in meridionale al nord. Ma... E sono queste che potranno dare, soprattutto nel pomeriggio, precipitazioni significative. E infatti la previsione per oggi vede al sud una quasi totale assenza di questi fenomeni,
qualche pioggia localmente moderata sul medio versante adriatico e sull'Umbria, e poi al nord le solite piccole macchie gialle che indicano fenomeni anche intensi ma molto isolati, quindi non è un maltempo esteso o persistente, e si verifica soprattutto nel pomeriggio. Domani questa instabilità del pomeriggio si attenua in parte sulle zone di nord-ovest, rimane su altre zone del nord anche in pianura, soprattutto il Veneto, e poi il medio versante adriatico, quindi soprattutto Marche, Abruzzo e in parte l'Umbria, con qualche fenomeno intenso. Sui versanti tirrenici poche nuvole, piogge niente, qualche debolissima pioggia fra Calabria e Sicilia, per arrivare a venerdì in cui scompaiono tutti i fenomeni intensi e rimangono solo piccole incertezze sulle zone alpine. Nonostante tutto questo sole, le temperature al centro-sud, soprattutto al sud, tenderanno a scendere un poco, nel senso che si allineeranno su valori un po' più normali per la stagione. Grazie a Sottocorona. Da dove ripartiamo? Da questo articolo di oggi che potete leggere sul Corriere della Sera, firmato da Paolo Mieli, un periodo difficile per Kiev dopo le elezioni. Vedremo nel dettaglio quali sono queste cattive notizie per l'Ucraina, e dobbiamo partire però dal voto a Vannacci. Sentite Salvini. Grazie ai più di 2 milioni di italiani che hanno scelto la Lega, 2 milioni e 100 mila, è una grande città contro tutto e contro tutti, e grazie ai 500.000, anzi più di 500.000, 530.000 che hanno scelto Vannacci, alla faccia di tutti i sinistri scandalizzati. Allora, direttore Mieli, partiamo da qui, perché è un periodo difficile per Kiev? Ma c'entra quello che hai fatto vedere di Salvini, nel senso che oggi il rappresentante più votato, anche lui è stato presentato in tutti i collegi, sì, del mondo pacifista al Parlamento europeo è Vannacci, generale Vannacci. Generale Vannacci, voi non ve ne accorgete perché guardate, voi spettatori, non tu, guardate solo alla parte folcloristica contro il politicamente corretto che fa la X e tutte le cose, certo, più note, che sono già nel libro che ormai è stato pubblicato l'estate scorsa. Ma il vero centro della sua campagna è stata una campagna pacifista nel nome del Papa, la città più volte. Io stesso mi sono trovato in dibattiti con lui in cui diceva che lui farà l'impossibile, non era molto capace di spiegarmi i dettagli di quella pace, però invocava il Papa, si gemellava con tutti i pensatori di sinistra che sono a favore della pace in Ucraina, era sprezzante nei confronti della resistenza ucraina, citava, insomma, adesso per fartela breve, questo mondo della pace ai pacifisti tipo Santoro, Tarquinio a stento. Sì. Vannacci è un trionfo, 550.460. Sì, bisogna poi fare il calcolo, mi dicono tutti, collegio per collegio. Certo. Ma ovunque, se c'è un altro pacifista in lista, nelle varie liste, lui è davanti. E allora questo come sia interessante, però, questo si lega al periodo difficile per Kiev, perché tu dici... Perché lui cosa rappresenta ai miei occhi, non che lui abbia niente a che fare con i gruppi neonazisti, ma tutti quei gruppi. Ieri Zelensky è andato al Bundestag, al Parlamento europeo, e insieme... Al Parlamento tedesco. Tedesco, scusami. E insieme a un gruppetto di estrema sinistra, scissionista, così l'intera Alternative for Deutschland, cioè il partito neonazista, certo, quello che ha avuto il capo mandato via, così, si è alzato e ne sono rimasti 2 o 3 e gli altri se ne sono andati. Cioè, qui la caratteristica di questa destra valanga è di essere una destra pacifista, capito? Molto, certo, con i toni che siete abituati a vedere, per carità è una coincidenza, non è, né sto insinuando che siano pagati dai russi, anche se in alcuni casi i pagamenti russi sono venuti fuori. Beh, nel caso della Le Pen, ad esempio, lei ha dovuto restituire la famosa banca. Ma anche nel caso di Allianz... Alternativo Deutschland, sì. Cioè, vengono fuori, però non tutti, ecco, non tutti, proprio tutti sono pagati dai russi. E curioso è che il mondo della sinistra abbia evocato un mondo pacifista e poi
a parte Bonelli e Fratoianni, ma quelli hanno intercettato qualcosa di diverso, questa cosa si è riversata sulla destra. E siccome questa è una cosa che si ripete nella storia, cioè non è la prima volta. E cosa potrebbe cambiare negli equilibri europei? Beh, innanzitutto minare la solidarietà dell'Europa nei confronti della resistenza ucraina. Già fra Orban già l'ha fatto oggi, stamattina abbiamo letto una notizia di Orban che dice la NATO... Ma Orban non è una sorpresa, il problema è che loro minano dall'interno la Francia, la Germania, i caposaldi di questa solidarietà. E lo fanno quando? Alla vigilia delle elezioni americane, in cui se arriva Trump la partita è chiusa. Non è una cosa da poco. Dentro una guerra che è stata la prima, la principale, i tre paesi, perché io ci metto dentro anche l'Italia, perché anche Salvini era ingalluzzito, Italia. Cioè dici, nonostante il risultato non eccelso, anche Salvini però si ritrova al centro di una partita europea. Ma Salvini ha una grande opportunità, perché lì trova una sponda sinistra, insomma può creare rogne sul terreno della solidarietà all'Ucraina. Però ti voglio chiedere, oggi noi abbiamo aperto la puntata con queste due donne, da una parte Marine Le Pen e dall'altra Giorgia Meloni. L'Italia in qualche modo ha anticipato, no? il fatto che Meloni, che è giovane dirigente, ma da tanti anni in politica, è stata ministra con Berlusconi, le accomuna non solo questa fiamma, ma anche un percorso politico che Fratelli d'Italia, anzi Alleanza Nazionale, MIS prima, poi AN, poi Fratelli d'Italia hanno fatto nella corsa del governo. Ora la Francia sta rivivendo un po' la stessa cosa in fondo, no? Cioè la Le Pen è la figlia di quelle Pen, ma infatti lei ha messo Bardella davanti, un giovane di 28 anni. Cioè è come se l'Italia avesse anticipato ciò che oggi sta vivendo la Francia. Accadde, come è noto, anche negli anni 20 e negli anni 30. Cioè in Italia si anticipa, solo che bisogna vedere se l'Italia l'anticipa per intero, nel senso che la Meloni, ogni tanto mi stupisco che da sinistra le rimproverano, dice non risponde al programma, come se il programma che gliene importa. La Meloni è draghiana in politica economica e draghiana in politica internazionale, e grazie a questo ha conquistato un buon consenso. E a vigilare sulla coerenza fra programmi e realizzazioni, cioè la sinistra sta a dire ma hai promesso il blocco navale, ma che loro erano contrari. La Le Pen non è detto che riesca a fare un'operazione come questa, sai, la Meloni era fresca, cioè aveva davanti a sé Draghi, e Draghi è stato un formidabile apripista per questa esperienza. La Le Pen non c'ha niente, nessuno gli ha preparato niente. Ma una ipotetica vittoria della Le Pen potrebbe, secondo te, proviamo a spiegarlo al pubblico, indebolire questo ruolo ultraatlantista che l'Italia ha? Assolutamente no. Ecco. Cioè, se la Le Pen diventasse anche lei atlantista... questo è un po' impossibile però. Come no? Vedrai quanto è possibile. Certo, se Bardella diventa Presidente del Consiglio, poi un ventottenne, figurati se si mette a fare, è ovvio che intercetta la novità, diventerà ultraatlantista, sempre alla maniera in cui lo fanno i francesi, cioè scapricciando, facendo vedere così, ma sarà atlantista, sarà a favore dell'Ucraina, cambieranno da così a così. La Le Pen, devo dire, già qualche passo in questa direzione l'ha fatto. Ma dovessero vincere le elezioni, si mostreranno all'altezza, con la scusa di dire noi siamo al servizio del paese, e a quel punto il cambiamento con l'Italia e la Francia in mano a due governi di derivazione fascista, sia pure molto lontana, insomma cambia il panorama d'Europa. Voglio far vedere una cosa. L'Italia, come abbiamo detto, ha anticipato molto di quello che poi sta avvenendo oggi in Francia. Abbiamo rispolverato un Berlusconi dannata quando nel 1993, non era ancora sceso in campo, a domanda precisa, chi sceglierebbe lei, chi voterebbe lei se fosse residente a Roma tra Gianfranco Fini, all'epoca fresco, no, di AN? Tra Fini e Rutelli. E Fini all'epoca era ancora del Movimento Sociale della Fiamma. Vediamo Berlusconi.
mi è stata posta la domanda tra Rutelli e Fini. Bene, mi è sembrato assolutamente logico di dover rispondere Fini, sono un imprenditore, non sono un politico, rispondo con la verità alle domande che vi vengono poste, cerco di non svicolare. 1990. Da quella scena è nata la storia dei successivi 30 anni di storia italiana. Sono ancora lì Fini, gli eredi di Fini, gli eredi di Berlusconi e gli eredi di Bossi sono gli uni. Mentre la sinistra si è divisa in 50.000 rivoli, da quella scena che avete visto è nata la storia dell'Italia degli ultimi 30 anni. Mi taccio. Pubblicità. Grazie a Paolo Mieli. L'ultimo aggiornamento che vi vogliamo dare riguarda la lunghissima conferenza stampa di Macron che vi abbiamo raccontato. Ora è l'apertura di tutti i più importanti siti. Il Corriere dice la conferenza stampa di Macron in cui lancia una confederazione di progetti contro gli estremisti. I repubblicani voltano le spalle all'eredità di De Gaulle. Nel pomeriggio alle 3 Salvini incontra Marine Le Pen. Noi ci vediamo domani. Inizierà il G7 in Puglia con protagonista, con la guida l'Italia, protagonista Giorgia Meloni. Da lì ve lo racconteremo. A domani, Linea TG.